informare e rendere consapevoli i cittadini della minaccia nucleare che attualmente esiste in tutto il mondo. E quindi arriva a Napoli come 60ª tappa di un percorso iniziato nel 2011. Hanno già visitata 275.000 visitatori e il dato che più ci fa piacere è che di questi oltre 100.000 sono studenti delle elementari, medie e superiori. Quindi già a Napoli abbiamo oltre 11.000 studenti prenotati e ci auguriamo che grazie a loro, soprattutto ai giovani, si diffonda questa cultura in modo tale che ogni persona possa prendere consapevolezza di questa minaccia e decidere di attuare un cambiamento nella società partendo proprio dal proprio quotidiano, dalla propria rivoluzione umana. Sono 16.000 le armi atomiche presenti ancora oggi nel mondo e nessun trattato che le proibisca. La campagna di sensibilizzazione promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sta cercando di creare un movimento di opinione per l'elaborazione e l'adozione di una convenzione internazionale sulle armi nucleari. Uno degli strumenti adottati è Senza Atomica, la mostra gratuita itinerante che dal 17 marzo al 17 aprile viene ospitata a Castel Sant'Elmo, patrocinata dai comuni di Napoli e Salerno, per far riflettere su quanto un'arma nucleare abbia il potere di distruzione totale e su quanto sia paradossale la sicurezza costruita su queste armi. Un mese di informazione ed attività collaterali per un mondo libero da ogni tipo di ordigno nucleare. Questo castello nasce come fortezza di guerra, quindi ospitare oggi invece una mostra sulla pace, sul pacifismo, può essere soltanto uno spunto di orgoglio per il nostro polo museale, giovane polo museale che tra mille difficoltà cerca di andare avanti facendo e promuovendo situazioni di questo genere che non solo ci rendono felici per il contenuto didattico e sociale dell'evento, della mostra, ma ci rendono felici perché aprono al pubblico, ai napoletani, agli italiani in genere, un castello che spesso è poco conosciuto o poco visitato. Napoli è una città che ama il confronto, che ama il dialogo, che ama la contaminazione, che ama la sintesi, l'unione, il racconto e le narrazioni tra religioni diverse, tra popoli diversi, e quindi noi nella nostra città vogliamo costruire comunità di convivenza, perché a violenza non si risponde con violenza, ad odio non si risponde con odio, di fronte all'indifferenza si tende una mano. Quindi io vi do, per chi non è di Napoli, il benvenuto in questa città. Questo posto tra l'altro credo non poteva essere migliore per ospitare una mostra così bella che starà un mese, so che verranno un sacco di ragazzi a visitarla. Grazie di aver scelto Napoli, perché per noi è un motivo di grande onore, perché vogliamo riscattare la nostra città attraverso la cultura e le armi della pulizia morale e dell'onestà.